Quindi se ti circondi, io ho imparato questo, guarda adesso lui ha interpretato, no, i braccialetti rossi, ci sono adesso se peschi qui nel pubblico, ma chi è che non ha un problema, che non ha mai pianto, che non ha vissuto direttamente o indirettamente un dolore? Forse nella vita serve questo, perché se non ci fosse questo noi non riusciremmo ad apprezzare le cose belle che ogni giorno riusciamo ad avere. Assolutamente. Ritornando al tuo discorso, tu hai fatto un discorso sulla... sull'uso del diversamente abile, eccetera, tu hai l'Onlus che hai chiamato disabili non limiti. Quindi chiaramente hai detto chiaramente quello che intendevi, sì. Che insomma si sta muovendo per fare delle cose molto importanti. Allora, io ho conosciuto il movimento paralimpico per caso, perché sono una curiosa. No, prima si parlava di barriere architettoniche, barriere mentali, all'estero ahimè sono molto più avanti, perché le barriere architettoniche quasi non si vedono, senza andare troppo lontano, in Spagna, in Germania, io per le gare ho girato tanto e vedo i bimbi in carrozzina, io ho una scena che ho visto a Valencia, non me la posso dimenticare, mi è rimasta nel cuore. Due bimbetti di 7-8 anni che sono usciti dall'albergo da soli, lui sulla sua carrozzina, lei sulla sua carrozzina, hanno attraversato la strada da soli e sono andati in un bar di fronte e sono tornati con una Coca-Cola. Che in Italia, cioè, insomma, in Italia io ho due bimbi in carrozzina da soli che girano per la città, per le strade, insomma, comunque il quartiere, francamente non li vedo, vi garantisco, io giro. Io penso, guarda, la vita è un po' un arcobaleno, no? Adesso qualcuno mi ha detto questa cosa. Ci sono i colori forti, i colori grigi, ci sono le giornate, io le sorrido, però insomma anch'io ho le giornate che mi fanno male le gambe, non vedo l'ora di staccarle, lanciarle alla finestra, poi ci ripenso e dico no, che mi serve, e torno indietro, però ci sono, no, quelle giornate così, però io credo che se ognuno di noi imparasse veramente a volersi bene, forse il segreto sta in quello, io mi voglio bene e ho capito che se sto bene io stanno bene anche quelli accanto a me, allora se noi impariamo a fare questo diventa una catena contagiosa di positività. Brava! Brava a tutti! Beppe, purtroppo. No, c'è Elena. Per aver recuperato la gamba quando gli è volata. Quando ti è volata ballando con le stelle, perché io c'ero. Un po' la prende in testa. Salto. Bello, scherzato. Tutto c'è. Io amo terribilmente. Cioè... Quanto poco è mancato perché quella gamba finisse addosso a qualcuno? È mancato veramente poco. Io ho visto tutte le teste che hanno fatto così. Però alla fine Giusy con un sorriso è riuscita a recuperare la situazione. Beh, proprio questo, nella vita bisogna avere una persona come Giusy davanti che ti fa vedere il mondo in maniera diversa, perché spesso noi ci dimentichiamo.